Disclaimer: i contenuti di questo materiale didattico sono offerti da terze parti, non da Tikmila, ed hanno carattere puramente educativo, non costituiscono nessun incentivo in investimento. Chiunque intraprenda questa attività lo fa per sua spontanea decisione, assumendosene tutti i rischi. Di conseguenza, gli autori e Tikmila non si assumono nessuna responsabilità per eventuali decisioni di investimento prese dai partecipanti e dagli iscritti, e declina ogni responsabilità nei limiti della legge per danni diretti o indiretti connessi a questo servizio. Le opinioni espresse dai relatori non necessariamente rispecchiano quelle di Tikmil, a meno che non sia stato specificato. Avvertenze sul rischio: i CFD sono strumenti complessi e comportano un elevato rischio di perdita del denaro in tempi brevi a causa della leva. Il 73%, il 70% dei conti dei clienti al dettaglio perde denaro facendo trading con i CFD, rispettivamente con Tikmil UK LTD e Tikmil Europe LTD. Valuta se comprendi come funzionano i CFD e se puoi sostenere l'elevato rischio di perdere denaro. Perfetto, allora questo è il penultimo webinar del mese insieme a Tony e direi che vado sulla piattaforma e apro il nostro FTSE MIB. Con apertura 24.000, il FTSE MIB adesso quota 23.770. Ciao Tony, buongiorno, buon inizio settimana. Io direi che i mercati un po' iniziano ad accorgersi del coronavirus. Sei Beh, d'accordo su questa affermazione? diciamo che abbiamo un elemento più che altro che fa riferimento all'Italia e inoltre anche tutti i mercati. Perché? Perché l'Italia, noi sappiamo che il derivato è già quotato dalla settimana scorsa alle ore 8:00 in maniera ufficiale, quindi anche i CFD di tutti i broker riescono ad avere delle notizie in tempo reale dai mercati regolamentati, e dalle 8 del mattino fino addirittura alle 10, stile DAX di una volta, anche l'Italia è quotata. Ma perché parlo dell'Italia? Perché l'Italia, come sappiamo, è quella che ha più casi in Europa di gran lunga, e subito dopo la Cina, la Thailandia e il Giappone, mi sembra. Poi arriva anche l'Italia, per cui evidentemente lo scoppio, tra l'altro, avvenuto nelle regioni più ricche, insomma più industrializzate, come in particolare la Lombardia, poi segue il Veneto e l'Emilia-Romagna, fa sì che questo stato di emotività si ripercuoti anche nei listini azionari. Un attimo, nazionali. E quindi l'Italia la vediamo performare, sottoperformare, meno 4%, addirittura 23.760 in questo momento, future ufficiale, contrariamente a quello che fanno altri indici come il DAX tedesco, che però prende una botta del 2%. O anche lo stesso Nasdaq 100, meno 2%, Standard & Poor's, meno 1,56, che è una novità, che per lo Standard & Poor's avere un preliminare meno 1,56 è importante, il che evidentemente non è tutto dovuto al fatto che in Italia ci siano questi 150-160 casi, ma è una presa di coscienza che questo coronavirus effettivamente c'è. E sta con noi al mondo. Evidentemente, chi ha seguito queste trasmissioni, ho scritto quello, aveva letto quello che ho scritto. Evidentemente, non erano frasi campate in aria, ma sta anche di lezione a quelli che dicevano che questo tipo di cosa non doveva assolutamente influenzare i mercati. Boh, non ho letto tante boiate, ma è uguale alla fine. La pallina va dove deve andare, e quindi di boiate ne ho lette tante. Evidentemente, se ho qui tre figli che non vanno a scuola, la signora di servizio che deve tornare a casa 2 ore prima perché ha i bambini piccoli dell'asilo, che c'è la figlia che deve lavorare e deve tornare via, eccetera, e se ed è attività bloccata. Se addirittura in Lombardia e presto anche in Emilia-Romagna non possono aprire neanche i cinema, oltre ai pub,
forse qualche tipo di ristorante, c'è un'attività assolutamente bloccata e surreale. Questo va a incidere sul rischio aziendale delle varie aziende che necessariamente sono coinvolte. Si vendono moltissime meno automobili, si venderanno, il petrolio utilizzato sarà utilizzato molto meno, la redditività e il risparmio si trasferirà in maniera molto più residuale e quindi dal punto di vista oggettivo ci sono delle preoccupazioni legate all'economia, in un'economia come quella italiana, tra l'altro estremamente debole, che in un trimestre dove non si sapeva neanche cosa fosse il coronavirus, l'ultimo del dicembre 2000, 19, avevamo già avuto uno stato recessivo meno 0,3. Se poi ci aggiungiamo anche queste considerazioni oggettive, ad esempio, anch'io devo preparare, dovevo, in genere con la mia famiglia ci organizziamo un viaggio, sempre in questo periodo, per cercare di risparmiare qualche cosa, comprare i voli a prezzi la metà, prenotare alberghi con 20-30% di sconto. Visto che la famiglia è numerosa e sono impegni importanti, siamo bloccati perché cosa facciamo? Ci sarà la possibilità di andare via, sinistra, destra. Ieri chi è a Londra, che doveva andare a Milano, chi ha seguito la trasmissione Vision Forex, lo stesso Ciavarella doveva scendere mercoledì a Milano per incontrare non so chi, e evidentemente non può, ma non perché ha paura lui, proprio non può fisicamente. Comune di Lodi, molti comuni di Lodi, addirittura non si può uscire dal comune, ci sono i blocchi di polizia a stile film, se non hai un certificato medico o qualche cosa che approvi l'urgenza, insomma, è una situazione nuova. Infatti anche qui in Svizzera pensano di chiudere o controlli comunque la frontiera, soprattutto al Monte Bianco. Al Brennero E ci sta. dovevo andare in Lombardia settimana prossima, però non potrò Bravo. farlo, oppure comunque dovrò prima vedere il da farsi e l'evoluzione di tutto Gli nella situazione austriaci europea. lo stanno già facendo da ieri sera, dei blocchi, gli austriaci così, almeno dice l'agenzia. Quindi ci troviamo in questa situazione, evidentemente non c'è stata puntata nel quale. Fortunatamente ho avuto fortuna anche perché dico, se arriva a 23,6 forse mi lascio tentare di non comprare invece fortunatamente non è arrivata a 23,6. C'erano delle domande che mi ricordo relativamente all'apertura di un gap sui mercati, se c'erano o no dei gap, io avevo detto no, non credo, ma evidentemente complimenti se qualcuno a quelli che sono riusciti a fare i gap. Io, pur avendo spesso ultimamente delle posizioni short, non avevo quasi niente, non avevo quasi niente questa volta, per cui evidentemente anche se poi la gente riesce, non ha la sensibilità di capire questo gap importante che si ha. Non è di natura tecnica perché a rotto c'era la curva dell'angolo di Gunn, ma evidentemente perché c'è stato a partire da venerdì notte, o meglio da sabato mattina, un ampliamento importantissimo dei casi in Italia. Si era partiti da 20, 24, 30, sabato mattina erano andati a 46, poi 60, 70, un morto, un secondo morto, tutto un qualche cosa, un cigno nero che era evitabile perché mai parlato di long o di stare in overnight, insomma, se non a prezzi stracciati che non ci sono stati e quindi, insomma, questa è la situazione. Fatto sta che si va avanti, i mercati vanno avanti e dobbiamo fare delle nostre considerazioni in ordine speculativo e in ordine anche di investimento. Rimanendo cinici, ma a me fare il falso ipocrita che non opera perché non si specula, queste cose qui sono boiate. Io sono un trader e quindi parlo di mercati finanziari. Evidentemente devo fare delle considerazioni che hanno una natura
delicata perché si sta, io sono in Emilia, abbiamo tutto bloccato, si deve, ovviamente si deve fare delle considerazioni anche allegate a queste tristezze che ci sono. E quindi però nascondersi e dire frasi tipo non si specula sui morti, non si specula su questi drammi, queste cose boiate qui, io non sono il tipo, sono una persona, sono un trader franco. Poi chi mi conosce, conosce la mia moralità e sa bene che di sicuro non faccio il disperato e che non si pronuncia perché è timido. Evidentemente, la cosa che prima balza agli occhi è che secondo me questa grossa infezione in giro per il mondo avrà una natura grave, ma temporale, quindi verrà sanata e questo ce l'auguriamo tutti, ma credo che sia possibile nel giro, in un giro non eccessivo di tempo. Anche in Cina, insomma, sembrerebbe che qualcosa stia migliorando o peggiora meno, diciamo peggiora meno, e quindi avremo delle evoluzioni positive prima o poi anche qui. E quindi sotto la natura dell'investimento è possibile già finalmente, dico finalmente, per me che sono sempre stato spaventato dall'eccesso dell'euforia, cominciare lentamente a fare anche dei piani di acquisto. Magari non oggi, però nel giro di qualche giorno, qualche settimana. Ieri c'è stata una puntata su Vision Forex, quella delle 10 di sera, dove spiego queste cose qui. Molti di voi l'avranno senz'altro vista, comunque dura poco e ci sono le mie considerazioni a riguardo. È inutile che mi ripeto. Sostanzialmente, insomma, parte a partire da domani, diciamo, da una possibile, dal mio punto di vista, visto che lavoro anche con Fantome, faccio certificati che non li ho mai emessi. Non li ho mai emessi perché i certificati bonus cap prevedono una redditività qualora importante, qualora il titolo che hai nel sottostante non abbia un particolare drawdown. Io su 25.000 punti di FTSE MIB o col Nasdaq a 9,7 con tutti gli esaltati che 10, 12, 13.000 va sul trend, tutte queste boiate qui non le ho mai considerate. Ma aspettavo, come normale, fare uno sconto sui prezzi d'eccesso per entrare. Questa è la filosofia nuova che c'è. Non è ancora, secondo me, arrivato il momento però di pensare a dei long strutturali. Perché? Perché bene o male, se andiamo a vedere i prezzi, io vedo 9,250 di Nasdaq, vedo 3,280 di Standard & Poor's, 23,7 di FIB, 13,3, 13,270 di DAX, non sono occasioni storiche. Ma perché? Semplicemente perché siamo partiti, questo drawdown è partito da record storici. Giovedì scorso eravamo sui record storici di tutti gli indici mondiali più importanti, l'Italia era sul record degli ultimi 11 anni e quindi evidentemente solo giovedì è passata la riunione di venerdì, di giovedì pomeriggio è la prima parte della mattinata di oggi, neanche, siamo all'inizio mattina. E quindi siamo, se l'altro ieri eravamo a record storici, non è detto che basti un meno 4% per arrivare a fare delle considerazioni di acquisto avaro, come piace a me. Di tempo ne abbiamo e di considerazioni per entrare long ne abbiamo, eccetera. Vediamo dal punto di vista speculativo, vado veloce perché sono già le 9. Alle 9 aprirà il paniere dell'indice tedesco e degli indici europei e in particolare anche quello dell'indice italiano. Cosa vuol dire? Verranno quotate le azioni, il cash. E quindi quando vengono quotate le azioni si crea un indice, l'indice FTSE MIB, e a riferimento i future sull'indice FTSE MIB sono più veritieri, ovvero fanno i conti con i sottostanti quotati e questo può creare uno sbalzo di volatilità. Visto che mancano qualche secondo, io, visto che facciamo il tema operativo, mi pongo in acquisto, piazzo un ordine a 23.520, lo piazzo così, con 23.520,
eccolo qui, lo piazzo, perché all'apertura del cash ci può essere anche una carambolata, una speculazione, una carambolata ribassista e un eccesso di questo 4% che c'è già oggi, e un eccesso può essere sfruttato. Allo stesso modo ritengo che un 24.030, un 24.040 possa essere di nuovo una zona di vendita, perché l'abbiamo già visto oggi mattina, e quindi vedete il mio modello di ragionamento, che è mio, e non è detto che può anche fare schifo, ma è contrariamente a quello che si vede dal panorama dei trader mondiali, perché i trader aspettano di shortare se al tocco del 23,5 ad esempio, o di comprare al tocco del 24. Però secondo me queste sono chiacchierate che fanno chi effettivamente non opera, perché chi opera è solidale con me, chi opera e soffre e perde dei soldi, ha perso dei soldi, sa, non le fa ste robe. Cioè, se vede short cerca di avaramente aspettare un rialzo in questa situazione per colpire, o avaramente shorta, almeno in questa situazione. Cioè, non è che aspetta il 22.000 per scendere perché la struttura... Se lo fa, lo fa, ma non è un metodo profittevole, almeno secondo me. Una cosa, attenzione, è l'indice azionario, invece sulle commodities, petrolio, oro, cambi, questo tipo di logica secondo me ha molto più senso, per cui non confondete quello che è un indice azionario italiano, in particolarmente, che vive su delle congestioni giornaliere di alti e bassi, alti e bassi, alti e bassi, e quindi il gioco del terzo cristallo ha molto più senso, e non confondiamo magari un petrolio che effettivamente, se va a 50 e rompe determinati argini, per motivi di ordine fondamentale arriva lì, e vuol dire che potrebbe scendere. Per cui la direzionalità va sfruttata su certe, su certi asset, la congestione su altri. Il trader non deve mai operare con la stessa logica, almeno io lo vedo lontano un chilometro, un trader da un trader, quello che opera sempre con la stessa logica, che si parli di petrolio, di oro, di FTSE MIB, di DAX, di euro dollaro, perché guarda le lineette, è uno che non ha il mio rispetto da trader, l'avrà sicuramente da persona, ma un trader che opera con gli stessi schemi lobotizzato e che esula dalle realtà che succedono, sbaglia, lo dico chiaramente, pronto a ogni confronto. E questo è quanto. Basta, adesso abbiamo piazzato, io ho piazzato alla logica tergicristallo, che non si sa mai, un 5,20 long di, aspetta che vado a rivederlo, me l'ho tolto qui, aspetta. Scusate. Allora, sì, non, 24, 23, 5, 20, buy di FIB e 24, 0, 40, short. Questo è il mio modello, tanto per sintetizzare un po' come si fa. Stessi discorsi si possono fare sul DAX e sugli indici americani. Mettersi lontano, intanto la volatilità è ampia, se uno non fa niente, non perde niente, che è già una gran cosa... È già una gran cosa in queste situazioni, non perde niente. Se viene a essere colpito, può darsi che quei punti di estremi rappresentano un eccesso di contesto, un eccesso, e sugli eccessi ci sono le maggiori inefficienze. Può darsi che mi sbagli e che la situazione sia ancora peggio di quella che definiscono, e quindi il 520 non è un eccesso, ma sia un prezzo da vendere. Ecco perché le ultime settimane ho sempre detto: attenzione, se andiamo long, mettiamo degli stop importanti, perché qui nascono i sacchi. Le ultime 5-6 lezioni ho detto: attenzione, che è da queste situazioni che nascono gli sacchi, perché uno crede di fare l'affare perché ha 100 punti in meno di FIB, o compra le intesa 2,58, le prime erano 2,60, poi ti giri. È come la giovinezza, ti giri e ti accorgi di non essere più giovane, ti giri un attimo e qui ti accorgi che ti insaccano, perché ad esempio l'Inter San Paolo si è alzato ai 40 e quindi
chi l'ha a 2,55 comincia già a soffrire. E via così. Se ci sono domande e altre considerazioni, io sono pronto. Sì, assolutamente. Allora, vediamo un po'. Allora, Luigi, in merito al gap di venerdì sera, dice anch'io, Tony, ho chiuso lo short sul FTSE MIB venerdì sera e rosicherò tutta la settimana. Magari, Luigi, ci saranno altre opportunità. Roberto dice, se tutti vendono non si ferma la borsa, se nessuno compra a chi vendere sono i grandi azionisti che procurano le vendite per non perdere i soldi investiti e non far scendere troppo i loro titoli. Questa è la domanda di Roberto. Roberto, sono i grandi azionisti, ma non è... Sono... Allora, una cosa è gli infraday movimenti di un giorno, una cosa sono i movimenti strutturali dei fondi, degli investimenti, degli investitori. E non è che io vedo proprio da queste domande di persone che sono abituate a vedere salire sempre. Ragazzi, basta vedere, io credo che ancora l'Italia sia positiva dall'inizio dell'anno. Siamo lì. L'Italia adesso è sui prezzi di inizio dell'anno. Siamo a febbraio, adesso lo vado a vedere subito perché ho anche queste finezze qui, lo vedete su investing.com, così vi do, mandate su indici, mercati, indici, indici principali, su investing.com è possibile vedere la, così facciamo l'Italia, andiamo a vedere gli indici principali, chiedo scusa, e vi dico che l'Italia dall'inizio dell'anno è positiva. Fate questi ragionamenti. Allora, perché qui uno vive nella giornata e crede di avere dell'oro colato che non è oro colato, sono prezzi normali. Allora, prestazione. Oh, ecco, l'Italia guadagna dall'inizio dell'anno l'1,33% in questo momento qui. E poi vi aggiungo, per i più tecnici amanti delle cose, che l'Italia ha staccato il quarto lunedì di gennaio l'acconto Enel e l'acconto Snam, cioè dei dividendi, un flusso cedolare, quindi del controvalore di 60 punti. Se ci aggiungiamo altri 60 punti, l'Italia fa il 2% dall'inizio dell'anno. Il che, visto che un BTP rende lo 0,9, adesso rende un pelo di più, o un Bund è negativo meno 0,5, vi assicuro, queste cose qualcuno di voi lo saprà, che ci sarebbe gente seria, non pagliacci dei trading che fanno le performance da 20% al mese con sicurezza, persone facoltose, investitori del mondo che farebbero a pugni per avere un 1% netto di sicuro, però, di remunerazione del proprio portafoglio, uno e mezzo, un 2% è già qualche cosa di impensabile, perché io ho la fortuna di parlare con delle persone che mi dice che ci sono clienti fuori dalle nostre logiche di trading che si farebbero ammazzare per avere un 2% di rendimento garantito però dalla Merkel, non garantito dal traderino di turno. E quindi è evidente che l'Italia sta facendo il 2% dall'inizio dell'anno. Cosa è successo dal 2 gennaio? C'è stato il coronavirus, non era ancora stato manifestato, si è parlato, c'è stato il coronavirus, c'è stato il meno 0,3 di PIL dell'ultimo trimestre, c'è stato la guerra incredibile tra l'Iran e l'Italia, c'è stato il decadimento del prezzo del petrolio che in qualche maniera incide sull'ENI, c'è stato appunto la guerra dell'uccisione del generale Soleimani, c'è stato dati macro del coronavirus. Ecco, in questa situazione più due, abbiamo sto oro colato? Abbiamo sto oro colato? Andiamo? Gli investitori, rispondo a quella domanda lì, gli investitori stanno attenti a... No, fa più due dall'inizio dell'anno. In un anno che avevamo visto l'Italia primeggiare al mondo come performance, cosa aveva fatto l'Italia? Era seconda o terza al mondo, più 24, adesso non me lo ricordo neanche più neanche io.
Per cui il 2019 è stato l'anno di champagne, adesso stiamo facendo più due, abbiamo tutto sto roba, ah ma c'è le banche centrali, le banche centrali non sono mica contente di avere le borse a più 10 sempre, sarà contento Trump, ma non le banche centrali. Le banche centrali vogliono che le borse non affondino e quindi affonderanno e proveranno ad aiutare nel momento opportuno, non perché le borse fanno più due. Dopo un più 24 in un periodo dove c'è solo del gran disgrazio. Capiamo questo, le banche centrali perdono di credibilità se entrano ogni giorno che scende la borsa. Poi dopo uno dirà le banche centrali, come è successo nell'Italia nel 1992-93, adesso non me lo ricordo, ma le banche centrali. In Italia c'era la difesa di lira contro marco nel 92, direi, settembre 92, Ciampi che difendeva la lira perché il rapporto contro il marco doveva essere a un determinato prezzo e poi la lira andò a 1000 passa contro il marco, cioè crollò e ci fu una tassazione del 6 per 1000 dei conti correnti proprio per questo tipo di difesa. Cioè le banche centrali funzionano quando fanno delle cose credibili. Tutto qui. E questo è il mio invito di oggi. Cioè sono prezzi normali in questo momento. Quello che ho detto, anzi, un po' cari. Poi se uno è abituato a vedere sempre su perché c'è l'angolo, c'è quella storia lì, c'è il quarto ciclo, i mercati, perché quando va su sempre, sono tutti ottimisti e la giustificano. Ma io vedevo sarabande di televisioni, sarabande, e io prendevo dei nomi, Ieri sera ero uno dei pochi che provava a spargere l'ottimismo. E questo è il nostro ruolo, non esaltare quando c'è il su. L'euforia dei mercati finanziari. Fatto sta che poi ci sono ragionamenti di ordine di investimento e ragionamenti di ordine speculativo. Nei ragionamenti di ordine speculativo, come ho già mostrato all'inizio, anche se vedo che rimaniamo qui, purtroppo è sceso a 6,20, è rimasto qui. Si può anche andare dei long adesso. Perché il mercato delle oscillazioni è sugli eccessi sicuramente. Si può cercare come anche nei ritorni di denaro. Dimmi pure. Anche gli short si può fare, ecco, volevo dire. Sono qui. Ok, a proposito tu hai citato la lira con la speculazione di Soros. Alessandra ti chiede se hai letto il libro di Soros, Alchimia della finanza, e se l'hai letto, che cosa ne pensi? Io sinceramente non l'ho letto. Non ho letto, non ho letto, non ho tempo. Poi dice Alessandra che per lei l'indice FIB è impossibile da tradare, quindi resta flat. Però ha chiuso delle posizioni quindi in questa mattina. Quindi complimenti Alessandra per gli short che avevi aperto nel weekend. Invece lei ha mantenuto, quindi brava Alessandra. E poi Matteo ti chiede: buongiorno Tony, non credi che al momento sia assurdo vedere un dollaro yen che resta stabile sul prezzo vedendo i movimenti delle altre asset class come Bund, DAX, oro, eccetera? Non mi sembra coerente. Come la interpreti? La prima parte della domanda mi è sfuggita. Non credi che al momento sia assurdo vedere un dollaro yen che resta stabile sul prezzo, vedendo invece i movimenti delle altre asset class come Bund, DAX, oro, eccetera? Quindi per lui non è coerente. Vediamo dollaro yen dov'è. Attualmente con 111,48. Perché probabilmente il dollaro è più difensivo, sta andando, è una moneta forte, è una moneta forte e sta assumendo un po' i connotati che aveva tradizionalmente lo yen, per cui è diventato più,
più importante, diciamo, sia d'altronde se l'euro, caspita, ecco, no, l'euro debole 1,0821, che storicamente debole, storicamente almeno se facciamo gli ultimi, bisogna tornare a Gap Macron, no? Per cui 2017 per ritornare a questi valori dell'euro di debolezza confronto al dollaro. Se c'è questo USD Giappone, io direi così, la mia risposta è questa, non è che i giapponesi se la passino poi benissimo, cioè le valute, è vero che lo yen giapponese tradizionalmente ha un connotato difensivo, però è anche vero che lunedì scorso, in questa trasmissione, la prima cosa che ho detto era che il Giappone aveva fatto meno 6,8 di PIL, meno 6,8, il terzo paese al mondo, meno 6,8. Primo. Secondo, Giappone è coinvolto più dell'Italia. Con questa storia della Cina e del coronavirus, no? Terzo, il Giappone dovrebbero fare le Olimpiadi in Giappone, no? Forse non le fanno, le Olimpiadi in Giappone non le fanno. Quindi, se c'è un paese nel caos, se c'è l'Italia nel caos, ci sarà anche il Giappone, importantissimo, perché il Giappone è il terzo al mondo, più importante il Giappone è la Germania ancora, con dei PIL meno 6,2, il valore della yen. Probabilmente, anche se storicamente ha un connotato di rifugio, ma ha un connotato di rifugio per dei motivi tecnici, perché il Giappone storicamente non rende gli interessi, non dà interessi da anni e anni e anni, per cui sostanzialmente cosa fanno gli investitori? Si indebitano in yen per comprare azioni. E invece, quando cominciano a vendere le azioni, fanno cash e rientrano nello yen. Quindi, quando c'è il terremoto, per la storia del carry trade, lo yen si apprezza. Ecco, vi spiego tecnicamente il perché. C'è questo passaggio. Lo yen viene comperato quando i flussi dall'azionario escono, come l'oro. Ecco perché c'è questo rifugio. Ma al tempo stesso, lo yen probabilmente soffrirà. Anche il fatto di essere una moneta di un paese importantissimo, fortissimo, potentissimo, perché è il terzo del mondo, più della Germania, ripeto, che è in crisi e quindi immagino che questa stabilità del cambio sia dovuta al fatto che da una parte è vero che c'è la voglia di rifugio e il carry trade, ma dall'altra parte abbiamo un Giappone che è messo molto male. Ok, Roberto ti fa un appunto su quella domanda che ti aveva fatto prima e poi appunto un appunto sulla tua risposta. Certo, Tony, vale anche il discorso inverso: se nessuno vende, come si può comprare? È logico che ci siano dei ribassi, mi riferivo alla possibilità di un grande orso in generale. Questa è un po' la considerazione. Beh, sì, ho capito. No, no, per carità, non si può mai escludere niente. Non si può mai escludere niente. Io, per mentalità, per quanto ho evidenziato in questa mezz'ora che il prezzo del FTSE MIB adesso è quello giusto, è normale, e non siamo nell'occasione storica. Che ci ricorderemo, ah, ti ricordi quando il FIB era 23,8, 23,7? Che occasione! Se uno segue il FIB da anni, ma anche da un anno, sa benissimo che 23,7 è un prezzo normalissimo, anzi è caro, perché facciamo il 2 dall'inizio dell'anno. Ecco, questo volevo dire. Quindi il grande orso ci potrebbe essere, ci potrebbe stare, se le banche centrali agendo, perché prima o poi agiranno, ma con un ulteriore calo di prezzo, non avessero la risposta per la perdita di credibilità. Ecco, io penso questo, non è mai da escludere niente, oppure se questo coronavirus, che è elemento difficilmente definibile e nel quale ci auguriamo tutti finisca presto sta storia, continui ad andare avanti, perché se già la prossima lunedì abbiamo che i miei figli non vanno a scuola, i cinema sono chiusi, i ristoranti sono chiusi, le agenzie di viaggio sono chiuse, i corsi non si fanno, le scuole non si fanno, le università sono chiuse.
e tutto è chiuso, i voli non ci sono, evidentemente la struttura economica di un paese come quello dell'Italia o dei paesi coinvolti viene pregiudicata, a quel punto è possibile anche aspettarsi il cigno nero, va detto, cioè io non lo escludo, cioè, escludo invece un ritorno da qui a qualche mese ai massimi, quello non mi sento più di escluderlo, ma perché io giudicando il prezzo storico, avendo, non è che io non mi ricordo quel giorno fece più 2, meno 2, più 1, più 4, io capisco già uno come mi risponde, come va l'Italia? Se mi risponde meno 4 va benissimo, però se mi risponde 23,7 è già un tecnico, perché uno che si abitua a vedere i delta non ha poi la profondità storica del prezzo. Se vuoi, chi mi segue sa che io so a memoria quasi tutto il FTSE MIB. Dalla sua nascita lo sa, mi ricordo quasi sempre i prezzi, perché sono abituato a seguire il prezzo. Quindi quando sento 23,7, sento 23,7, non sento meno 4,27. Ma è molto che allora uno che sente meno 4,27 in questo momento dice: ho rocolato meno 4, invece io sento 23,7 che mi ricordo tranquillamente che una volta mi hanno linciato perché in un mio weekly, no, qualche idiota come al solito, avevo detto che aspettavo 23,6 per comprare, invece la borsa andava 24,25 e quello lì, anche perché se uno si lancia va sempre rispettato, anche se sbaglia, imparate anche questo, perché uno le dice in buona fede. Nel mio caso poi le faccio le operazioni che dico, per cui non è il caso. Però insomma è importante capire questo. Ma il messaggio di oggi è che questi prezzi sono prezzi normali, giusti. In più con i casini che ci sono, per cui non sono prezzi da lanciarsi perché fa meno 4,31, perché quei più 4 più 3 erano figli di eccessi e di bolle, quante volte mi avete sentito lì a dire queste cose, sempre, generato da un panic buying, motivato dalla speculazione professionale bravissima, molto più di me, ho detto esattamente queste parole, poi vi risento. Che nei momenti di sconforto e di eventi gravi, come il coronavirus, che viene poi, se ne è parlato già da fine di gennaio, compravano tranquillamente insieme alle banche centrali e poi nei momenti appena appena che sembrava la situazione un pochettino migliorare, rivendevano ai parco buoi o alla gente poveretta che aveva shortato e si doveva ricoprire. Adesso un po' si sta sfiammando questa bolla, siamo nei prezzi normali, secondo me normali, non ci sono né occasioni particolari né no. Se va a 23,6 è un'occasione, avevi detto te di entrare a 23,6 un mese fa, ma tra oggi e un mese fa c'è una bella differenza. Ecco perché io dico accompagniamo sempre la borsa con la valutazione dei fatti. Perché c'è una bella differenza? Perché in Italia c'era il ministro Speranza dell'EU in televisione con in braccio tre ragazzi dello Spallanzani che l'Italia aveva risolto, me lo ricordo, il 2 febbraio. Io ero short e me lo ricordo, che avevamo circoscritto il virus primi al mondo, la scienza italiana, e avevamo il problema del virus, non solo in Italia non esisteva, ma non esisteva neanche più in Cina perché si era risolto il problema e l'Italia era prima al mondo con sta scoperta. Oggi, dopo 23 giorni, passate 3 settimane, siamo nel problema opposto, siamo i primi in Europa a aver contaminato questo virus in maniera importante, non importantissima ancora, però progressivamente importante, che io non so dove andrà a finire. Quindi il 23,6 punto di investimento della nota del 1° di febbraio, non il 23,6 di adesso. Perché ho la fortuna di non guardare un grafico e capire tutto come andrà tra un anno, 2 anni, 3 anni. Quando voi sentite questi discorsi da novembre a marzo, a luglio, il ciclo, mettetevi la testa così, proprio così, e dite sì, carino, però sono imprevedibili, bellino questo del ciclo, però quando ci prende, a parte che le scagliano tutte.
Però quando ci prendono è una questione di fortuna. Allo stesso modo io, sono il primo a dirlo, ma non lo dico per fare il modello, però allo stesso modo, se ci prendo per caso, ma almeno seguo le vicende e quindi non ho la pretesa di dire che si sale a 25, 8 e 80 o per andare a 27 in espansione, poi una volta rotto il 24 e 4, 30.000, 32.000, tutte queste storie qui. Arrivano gli sacchi prima o poi. È tutto qui. Perfetto, Tony. Allora, leggo un po' di commenti. Più che altro leggo molta preoccupazione e apprensione per il coronavirus. Credo che sia anche normale, poi viviamo in un'era in cui tutto viene amplificato anche dai social e quindi è normale che ci sia preoccupazione. Roberto dice è anche giusto quello che scrive. Perché poi Lombardia e Veneto sono, diciamo, trainano comunque l'economia italiana, quindi se si fermano loro sicuramente avrà un impatto poi sull'intera economia. E allora, vediamo se c'è qualche altra domanda. Pietro dice: l'opening gap su Italia è statisticamente produttivo, pertanto con una carica leggera e stop loss lo farei. Quindi probabilmente Pietro ha intenzione di entrare buy. Quindi. Allora, prova a spiegare io quello che ha detto Pietro, che ha detto una cosa tecnicamente giusta. Allora, oggi l'Italia ha avuto come massimo 24.035, il minimo di venerdì è stato sul FIB, diciamo sull'indice, poi con il CFD, però consiglio vivamente, non me ne voglia, Giuseppe Ciricola, va benissimo operare con TICMILE e con i CFD in questo caso, però i gap precisamente dobbiamo stabilirli sul mercato regolamentato e per quello che mi riguarda sull'indice, meglio ancora sull'indice, non sul derivato. Poi c'è la gente che lo fa sull'indice, sul CFD, però un tecnico vero, vero, lo fa sull'indice perché il contratto derivato ha un expire, ad esempio questo scade a marzo. È nato solo 9 mesi fa e quindi ha uno storico che ha poco senso, mentre l'indice ha uno storico che ha poco senso. Quindi anche chi opera sui CFD va sul grafico dell'indice FTSE MIB, lo sto facendo io sull'indice e vede, ve lo dico io. Ecco, questa è una cosa carina, ringrazio anche per la domanda. Ringrazio anche la domanda. Vede che l'indice che era aperto col cash, per cui un'ulteriore testimonianza di validità, perché l'indice è un insieme di azioni. I future sono, quando non c'è il cash, sono svincolati dal valore dell'azione, hanno un altro senso. Sono scommesse fatte su come aprirà o chiuderà l'indice il giorno dopo. Abbiamo un indice venerdì scorso che ha fatto un minimo a, scusate, è importante. Ha fatto un minimo, scusate, one day, devo fare il day l'ultimo mese, ha fatto un minimo a 24,670. Questo è il minimo dell'indice, che è grosso modo il 24,660 di TICMIL, perché vale 10 punti in meno, o 24,660 del FIB. Per cui il minimo è 24,660, è il minimo di oggi, così spieghiamo, è allora, oggi è 24, perché ho delle candele strane. Comunque, close low, il massimo di oggi è 20, non me lo dà, non me lo dà. Oggi c'ha dei problemi la mia piattaforma. Comunque, Io ho il massimo a 24,030 di è il oggi. massimo dell'indice? Questo è sul cash, quindi è il minimo a 23.600 Il e 8. massimo, quello che interessava era il massimo. Ecco, io qui con la piattaforma mia di Ibubank non ho una precisazione dell'indice. Comunque ci siamo capiti: 24.030. Giustamente lui dice: attenzione,
cioè il territorio che va da 24,660 a 24,030 che è rimasto completamente vergine, perché questo è il gap down di apertura che si prende, non è un lap, si prende tra il massimo di oggi e il minimo che si è avuto venerdì, 6,60 e 24,030, per cui c'è un gappone di 630 punti. La storia insegna che ci sono alte possibilità che questo gap si chiuda. Adesso ho visto anche un post di Giuseppe Cericola, c'è il gap Macron euro dollaro che per essere chiuso, se l'ha chiuso non lo so benissimo, ci ha messo tre anni. 1,0777 l'ha chiuso lì, ci sarebbe quello Delia 1,0735 che non è stato ancora chiuso, perché in quella settimana fece un massimo, io l'ho considerato come weekly. Però se andiamo a guardare poi la settimana, la quotazione era 1,0735, quindi chi vuole creare ancora la chiusura sarebbe 1,0735. Perfetto, hai spiegato benissimo, per cui però al tempo stesso ci ha messo tre anni. Sì. Ecco, per cui ognuno faccia le sue considerazioni, cioè i gap si chiudono quando si chiudono. Io sono della teoria, mi piace guardare i gap quando si avvicinano, però operare adesso in funzione del fatto che è rimasto un gap aperto a 24,630 sul FTSE MIB e fare delle considerazioni long solo su quel fatto oggi, secondo me, scusate la mia franchezza, è assurdo. Oggi, se, e ce lo auguriamo tutti, si recupererà questo gap e ci sarà la possibilità, qualora, quando le cose saranno più rasserenate, entrare in quell'ottica lì invece è estremamente furbo. E andare long in questo istante, perché c'è del gap da chiudere, per quello che riguarda me, prendo responsabilità a quello che dico, è una cosa un po' eccessiva. È un po' eccessiva. Il long si fa a 5,20 perché mi sono piazzato lì. No, qui un po' scherzo, però è stato chiaro quello che volevo dire. Gap si chiudono quando si chiudono, e vengono sempre chiusi quando ci si va molto vicini, per cui immagino che tra oggi, domani, dopodomani non si recuperi questo 24,660. Non credo di essere un mago, ma non vedo la possibilità che si recuperi. Sicuramente ci sarà la possibilità di recuperarlo più avanti, quando vedremo le notizie esterne che si rasserenano e il mercato che comincia a riprendersi e si arriva magari anche a questi livelli, a dei livelli intorno sopra i 24, la chiusura 24,660 diventa molto più probabile. Chiarissimo Tony, già sono volati 45 minuti che abbiamo a disposizione, io ti lascio anche andare perché so che hai comunque un'agenda piena il lunedì, ci sono altre domande, però appunto fatele nei prossimi eventi. Tony oggi sarà comunque con anche altre società, quindi potete seguirlo. Grazie a tutti. Grazie. E vi auguro una buona giornata. Ci vediamo venerdì per l'ultimo appuntamento del mese. Grazie a tutti.